could just watch. Mannaggia la mignotta. Porca troia. Porca puttana. Ciao. Ecco, l'avevamo dette tutte, quindi buonasera ragazzi. Giustamente la Pasqua, la Pasqua è passata. Certo. Però i santi adesso si possono nominare. Vabbè, sei quelle che abbiamo detto adesso non erano sante, però ecco. Era peggio. Vabbè. Ovviamente parliamo della partita, delle partite. Delle partite. Io comincerei un attimo, farei una piccola premessa sull'Leicester, perché ci dispiace veramente tanto per quanto successo. L'Atletico Madrid ovviamente ha vinto, perché 1-0 all'andata in casa e 1-1 al ritorno. Ha segnato adesso ritorno, il Leicester ha fatto 1-1, quindi è fuori. Ci dispiace, però comunque ha conquistato una semifinale veramente storica per la squadra. Assolutamente, perché comunque è la terza nelle ultime 4 partecipazioni alla Champions, quindi ragazzi, mi sembrano degli ottimi risultati, insomma, anche se quest'anno l'Atletico in campionato non ha fatto granché, comunque dimostra di essere una grande squadra e approda di nuovo alle semifinali. Messi a fare in coglioni pure a me, mannaggia. Tu mi vieni dietro. Eppure io te vengo dietro, no, non di cose porno. Mi segui, ecco, mamma mia. Guarda le cose zozze che se sprecano. Comunque sia, sono le 23:14. Parlerei proprio del Real Madrid col Bayern Monaco, perché ha vinto Real Madrid ai supplementari con tre gol nel giro di qualche minuto, esatto. Ma ci sono state parecchie polemiche. Allora, parecchi errori arbitrali, perché praticamente Vidal doveva essere espulso prima, perché al 52esimo aveva commesso un fallo clamoroso ed è stato graziato. Era da espellere tipo al 50esimo del secondo tempo. Ok. È stato poi espulso invece all'84esimo, quando invece aveva fatto un intervento regolarissimo sul pallone, quindi non era da espulsione. È stato graziato a sua volta anche Casemiro per un intervento della cosa incredibile, quindi anche Casemiro. E a parte quello, però dolente, però arriva sui gol di Cristiano Ronaldo, sul secondo e sul terzo di Cristiano Ronaldo. Due fuori gioco praticamente. Il primo, cioè quindi il secondo di Cristiano Ronaldo e il secondo del Real Madrid, era fuori gioco da almeno mezzo metro, c'è cioè una cosa clamorosa, una svista incredibile. Non si sa come hanno fatto a non vederlo, era il gol del pareggio, oddio, del 2-2. Gol del pareggio del 2-2, ovviamente. Ma riavvolgiamo un attimo, esatto, riavvolgiamo un attimo il nastro velocemente. Lewandowski porta in vantaggio 1-0 su calcio di rigore, appunto un fallo di Casemiro se non mi ricordo male. Sì. Il Bayern Monaco subito dopo, insomma una ventina di minuti dopo, nel secondo tempo sempre, Cristiano Ronaldo pareggia su assist di Casemiro che si fa perdonare. Immediatamente Sergio Ramos si fa un'autorete abbastanza pazzesca, e quindi sul 2-1, anzi sull'1-2 se vai supplementari, perché ovviamente l'andata era finita all'opposto. E poi da qua cominciano gli errori arbitrali per quanto riguarda i gol del Real. Infatti sì, dicevo, primo gol dai supplementari di Cristiano Ronaldo in fuorigioco da almeno mezzo metro. Il secondo pure sembrerebbe, da quello che hai letto tu sui social, perché a me sembrava regolare, visto così lì per lì. Non è che stava a pensare un'altra volta al fuorigioco. No, invece sembrava anche in questo caso che comunque dopo il tocco di Marcelo per Cristiano Ronaldo stava da solo a porta vuota, però sembrava fuori gioco, insomma, quindi pure qua un altro errore. E poi purtroppo per il Bayern Monaco Asensio la chiude, ma quando ormai la partita era bella, era già bella che è andata. Io mi sento di dire comunque che Cristiano Ronaldo è stato grande. Fuori gioco, gol, fuori gioco, a parte al di là di tutto, sul tabellino dei marcatori risulta una tripletta, e questo probabilmente, secondo me, qualora domani il Barcellona, speriamo, non si qualifichi, passerà Real Madrid, io ti dico che rivincerà il pallone d'oro pure quest'anno. Ma pensa che comunque nei quarti di finale contro una squadra, contro il Bayern Monaco, dei 6 gol che segna la tua squadra tu ne hai fatti 5. Ragazzi miei, in due partite, cioè sei un fenomeno. Quindi lasciamo stare, poco da dire. Partirà qualche insulto a Cristiano Ronaldo, perché ha fatto sicuramente un gol in fuorigioco sicuro. Però ragazzi miei, noi ripetiamo sempre, il calcio è questo e bisogna adattarsi a quello che decide l'arbitro. Bisogna accettare, non adattarsi, perché adattarsi è un conto, cioè partono le smadonne, noi non è che ci adattiamo. Diciamo che quello che dice appunto l'arbitro è legge, punto, e basta. Migliore in campo direi Cristiano Ronaldo, assolutamente. Per il Bayern Monaco però dire Neuer, che ha fatto delle parate. Pure Lewandowski a me è piaciuto tantissimo. E Neuer però si conferma un grandissimo portiere, fenomenale. Tra alti e bassi, però insomma ha fatto del suo. Sia all'andata che al ritorno ha fatto delle parate clamorose. È stato decisivo, però alla fine non è bastato. Io direi, se vi è piaciuto questo video, lasciate un bel... Non ci riesco a parlare stasera, non so per quale motivo.
lasciate un bel mi piace. Strano. Non lo so perché. Boh, vabbè, comunque lasciate un bel mi piace su questo video. Domani arriverà il post partita della Juventus che gioca appunto Barcellona. Juventus sarà, ragazzi, sicuramente sarà una partita di quelle pisellate. Commentate, condividete, iscrivetevi al canale. Vuoi aggiungere qualcosa? No, no, posto no. Così, ragazzi. Le semifinaliste, quindi le prime due, le ripetiamo: due... Real Madrid, Atletico Madrid, due spagnole, ok? Due spagnole e non è una cosa zozza. Due spagnole su quattro, ragazzi. Attenzione, okay. Attenzione. Ha sentito quello che ho detto? Vabbè, lasciamo bene. Ciao, ciao. Alla prossima, bella.